Non sono un regista occulto e neanche palese. Beniamino Curcio parla dopo la caduta del sindaco di Buonabitacolo, Elia Rinaldi, e risponde alle accuse lanciategli dall'ex primo cittadino. Quello che è accaduto a Buonabitacolo è il fallimento di un progetto e le colpe vanno condivise. Inutile fare la parte delle vittime, ma serve autocritica. Ascoltiamo l'intervista. Quello che è successo non lo dovete chiedere a me. Io sono spettatore, anche se vengo accusato di essere regista occulto, burattinaio, insomma di tutto e di più. Io a Buonabitacolo ho dato una grande opportunità 2 anni fa, quindi io sono fermo a 2 anni fa quando abbiamo fatto un grande progetto, un progetto innovativo, un progetto che in realtà è stato salutato positivamente da tutto il Valle e anche oltre il Valle di Diano. Il progetto che avevamo messo insieme e che avevamo sostanzialmente condiviso 3 forze politiche a Buonabitacolo era quello di unire il paese e di creare le condizioni affinché il paese potesse progredire, tant'è che la lista si chiamava Unione e Progresso. Con questo progetto abbiamo individuato a suo tempo la persona designata a fare il sindaco, abbiamo composto la squadra, io per la verità in questa squadra ho messo solamente 2 persone, poi sono rimasto fermo a 2 anni fa. In questi 2 anni non ho fatto nessuna ingerenza, non ho condizionato nessuno, al di là di quello che si vuole dire, io ho fatto la mia strada, quindi ho fatto il semplice cittadino. Per me il progetto rimane sempre valido perché in un momento di grande crisi unire le forze politiche, unire le energie migliori in un paese significa creare le condizioni per una crescita sociale, civile ed economica, ed è questa la nostra grande aspirazione. Quello che è successo a Buonabitacolo è tutto un problema interno all'amministrazione. Chiaramente quindi le responsabilità è un po' quando uno si divorzia, no? Le responsabilità io sono convinto che non sono mai al 100% solo da un lato, sono sempre distribuite 40 e 60, 50 e 50, 30 e 70, quindi quando succedono queste cose che sono sempre brutte dal punto di vista sociale non bisogna individuare i colpevoli oppure quindi ergersi a vittima, bisogna fare un'analisi lucida, un'analisi politica, bisogna interrogarsi e capire che cosa succede a proprio interno. Chiaramente si apre una fase nuova per Buonabitacolo, io spero che lo scontro politico oppure quindi diciamo sì, la partecipazione, il coinvolgimento della gente possa effettivamente quindi far selezionare una nuova classe dirigente. Il paese non ha bisogno di scontri, di ulteriori lacerazioni, il paese ha bisogno di riprendere il cammino che abbiamo lasciato 2 anni fa e quindi io ripeto, sono sempre convinto che quello sia il migliore progetto, si tratta di trovare le persone giuste. È deluso da Rinaldi, dall'amministrazione Rinaldi di questi 2 anni e cosa pensa possa provocare 2 anni di, 1 anno di commissariamento al Comune di Buonabitacolo? Io sono convinto che il fallimento del progetto Rinaldi e anche il fallimento delle 3 forze politiche, in particolare il fallimento della mia ambizione, perché insomma io ho fortemente voluto e promosso quel progetto di condivisione del percorso da fare a Buonabitacolo, quindi chiaramente quando fallisce un progetto falliscono anche le persone che l'hanno promosso il progetto, ecco perché io dico che le responsabilità non vanno individuate solo in una sola direzione. Per il commissariamento chiaramente sarà una fase lunga, però io sono convinto che se tutti i cittadini, soprattutto chi si erge a quadro dirigente, insomma assume il senso di responsabilità e tutti lavorano, soprattutto ripeto chi si vuole proporre per le prossime elezioni, se ognuno quindi fa la sua parte e chiaramente quindi non è detto che il commissario quindi è il male assoluto, chiaramente quindi con il commissario a Buonabitacolo non si possono fare le cose che si fanno normalmente in tutti i comuni, però io non credo che verrà il diluvio se c'è il commissario, si tratta anche di capire ognuno di noi che ruolo gioca, se uno gioca a costruire oppure a demolire. Lei sindaco, fra 1 anno è possibile, candidato sindaco? Io non sono candidato, io l'ho detto già 2 anni fa, la mia esperienza politica a Buonabitacolo è terminata 2 anni fa, quindi è inutile quindi che mi si vuole tirare per la giacca, quindi io ho fatto tante cose, quando una ministra fa le cose buone e le cose anche che non vanno nella direzione giusta. La cosa che mi dispiace moltissimo è che spesso quando diciamo sì, uno svolge un ruolo istituzionale, se proprio deve fare delle accuse, deve dire le cose che non vanno, ma ogni tanto dovrebbe dire anche le cose positive e io non credo che in 30 anni ho fatto tutto di negativo e non ho fatto niente di positivo per la mia comunità e per il territorio.